Grazie, grazie per la linea dallo studio. È iniziato dunque questo conto alla rovescia che l'8 marzo, venerdì 8 marzo, al Pala Santa Filomena di Chieti porterà Emanuele Cavallucci, che si trova qui vicino a me, tra l'altro pugile teatino di Chieti, a sfidare il detentore del titolo italiano Nicola Cristofori. Intanto ti chiedo subito, Emanuele, c'è un pizzico d'orgoglio in più perché per la prima volta che tu puoi. Hai questa opportunità di giocarti il titolo italiano, ma soprattutto è la prima volta che Chieti organizza una manifestazione del genere, quindi insomma un pizzico d'orgoglio in più. Sì, io mi sento tutta la città sulle spalle, sono super contento di aver portato a Chieti una manifestazione simile e un evento simile. Mancano pochissimi giorni e quasi quasi non vedo l'ora di salire sul ring. Come ti sei preparato? Perché affronti un pugile forte, come sei forte tu, più giovane di te, tu hai 30 anni, lui ne ha 24 ed è un mancino naturale. E forse per un combattente come te, che è di guardia destra, guardia normale, qualche difficoltà in più sicuramente la crea, però hai studiato. Sì, grazie al mio allenatore Davide Di Meo abbiamo preparato molto bene il match. Rispetto e stimo tantissimo il mio avversario che appunto, come detto tu, è un mancino, quindi è molto molto scomodo da affrontare, ma abbiamo preparato la controffensiva giusta, io e il mio allenatore. Ecco, il fatto, lo ripetiamo ancora, che per la prima volta Chieti ospiti un appuntamento del genere ti carica ulteriormente, però devi entrare tranquillo sul ring, no? Sì, comunque il peso del match c'è assolutamente il peso del match e il peso di combattere qui in casa, però ho un'esperienza tale da resettare il cervello e salire sul ring nella maniera più calma, tranquilla, ma determinata possibile. Tra l'altro mi dicevi poco prima del collegamento che sei in attesa di un bambino, o meglio la tua compagna è in dolce attesa, quindi combatti anche per questo pargoletto. Combatto soprattutto per lui e per lei, per la mia famiglia. È la cosa più bella e dello stimolo più grande che ci possa mai essere, riuscire a vivere e a dar da mangiare a una famiglia grazie alla box, che non è per niente facile. Senti, prima di sentire per un attimo anche il tuo allenatore che è qui vicino a me, il tuo maestro, questo Nicola Cristofori ha qualche punto debole? Lo hai studiato bene? Se avesse qualche punto debole, anche se lo avesse, non lo direi qui. Ci siamo preparati al meglio per affrontarlo. Lo rispetto, ma non lo temo. Credo che lui non abbia mai affrontato un pugile con tanta fame di vittoria come ce l'ho io. Grazie, grazie di cuore Emanuele. Allora, vieni qui, appunto, Davide Di Meo. Allora, no, Emanuele, rimani qui vicino a noi. Proprio l'ultima battuta, Davide. Si è preparato davvero bene questo ragazzo, Emanuele? Si è preparato benissimo perché c'è anche il discorso di tutta l'euforia e quindi l'entusiasmo della prima volta ad affrontare questo titolo e quindi è stato forse più maniacale sia lui che io nella preparazione, il centellinare tutte le situazioni, soprattutto tattiche per affrontare Cristofori. Ecco, soprattutto di testa deve essere pronto, vero? Prima ancora che tecnicamente. Sì, questo sì, è la base di tutto, anche perché se non c'è concentrazione non si riesce poi ad attuare quello che può essere uno schema vincente, mi auguro. Grazie anche a Davide Di Meo. E allora, appuntatevi questa data, venerdì 8 marzo, Pala Santa Filomena di Chieti. Lui combatterà intorno alle 22:30, salirà sul ring perché prima ci saranno alcuni match, due match sempre dei professionisti come sottoclou. Appuntatevi questa data. Affronterà colui che è il detentore del titolo italiano dei pesi welter, Nicola Cristofori. Naturalmente tutta Chieti e tutto l'Abruzzo farà il tifo per Emanuele. La linea può tornare allo studio.